Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Mondo Amaranto, questa nuova trasmissione che dedichiamo al settore giovanile dell'Arezzo e all'Arezzo calcio femminile. Questa settimana ci concentreremo in particolare sul campionato Berretti con il debutto dell'Arezzo di Elvis Abruscato, un debutto vincente, una gara anche abbastanza emozionante, finita 3-2 per la formazione Amaranto. Vedremo anche risultati e classifiche. Poi per l'Arezzo Calcio Femminile la settimana del debutto in campionato in casa del Vittorio Veneto, inizia dunque l'avventura in Serie B. Vedremo anche qualche immagine che riguarda proprio il Vittorio Veneto, anche per cercare di capire che tipo di formazione affronterà l'Arezzo. La scorsa settimana l'allenatrice Emanuela Tesse, insomma, ci aveva già fatto una piccola diagnosi, insomma, di un avversario che viene dalla categoria superiore e che quindi, insomma, non sarà facile da affrontare. Intanto andiamo a salutare Andrea Tuzzi. Buonasera. Responsabile scouting e logistica dell'Unione Sportiva Arezzo. Poi ritroviamo Carolina Baracchi, ben ritrovati, rappresentanza proprio dell'Arezzo Calcio Femminile, il nostro Riccardo Buffetti, che poi seguirà probabilmente sia l'Arezzo Calcio Femminile e poi, insomma, anche qualche gara delle giovanili, come è capitato già con gli allievi. Allora direi di partire subito rivedendo i gol di Arezzo Lupa Roma, campionato Berretti, e cominciamo. È il debutto di Elvis Abruscato sulla panchina della Berretti Amaranto. Berretti Amaranto che nella passata stagione si è laureata vice campione d'Italia dopo uno straordinario cammino che l'ha portata fino alle finalissime per il titolo nazionale. Una Berretti Amaranto che dunque ricomincia con un nome eccellente, soprattutto un nome a cui sono legatissimi i tifosi dell'Arezzo, quello di Elvis Abruscato. Quindi attenzione, uno contro uno con Centonzi, ancora Fiorindi, pensa forse al tiro, a parte un tiro, diventa un assist per Rampelli che porta in vantaggio l'Arezzo. Il primo gol della stagione targato Elvis Abruscato e di Rampelli. Dalla conclusione di Fiorindi è nato l'assist per Rampelli, che si è trovato in piena area di rigore. Ancora a Fiorindi. Fiorindi poi prova il gran tiro dalla distanza, c'è la papera sulla conclusione improvvisa di Salvestroni, il portiere Serafini se l'è lasciata passare. Arezzo che, a parte Fiorindi, è tutto a coprire. Parte il pallone sotto porta, c'è il palo e il gol. C'è il palo e il gol dell'1-2. La Lupa Roma dunque accorcia le distanze direttamente sul calcio d'angolo con questa deviazione che è stata di Sarrocco. Attacca subito però il nuovo entrato Bellisti. Negativo che finisce giù. Attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore, 19 secondi. Sta urlando di dolore Bellistri, ammonito Bonfini. Pronto Gambale, destro di Gambale, imparabile, è il pareggio della Lupa Roma dopo due minuti di gioco. Scivolata Bellistri e poi fallo di Perugini, calcio di punizione. Proteste anche dal pubblico. Ancora qualche parole. Intanto c'è Zwiderkowski, attenzione, giallo per Zwiderkowski, già ammonito, espulso. Espulso Zwiderkowski, che è andato a urlare. C'è un altro espulso, attenzione, espulso anche Bellistri, credo. A sinistra Sarrocco, che a destra Pace, superati con molta facilità. Metolli ruba il pallone al portiere, la palla sta andando in rete, ci va! Ci va per il vantaggio dell'Arezzo, 3-2, Metolli ha trovato la deviazione buona con il portiere Serafini in uscita. Partita dove il primo tempo potevamo chiuderla con un margine di vantaggio superiore. È stato un peccato non poter aver concluso il primo tempo 3 o 4-1. E dopo, chiaramente, il secondo tempo, avendo preso gol su calcio di rigore, quindi su episodi, è chiaro che dopo la tensione, la prima partita, la gara, il caldo, tutte componenti che hanno fatto perdere un po' la testa e le misure. Allora Andrea, chiaramente
tra i motivi del debutto di quella che poi insomma è la formazione vice campione d'Italia per il grande cammino del passato campionato, ovviamente l'allenatore ha messo un po' in vetrina, no? la squadra, perché chiaramente è l'inizio, gli auguriamo, di una luminosa carriera a Elvis Abruscato come allenatore, dopo insomma aver regalato molte soddisfazioni da giocatore all'Arezzo. Direi che buona la prima, possiamo dire, poi dopo sentiremo anche l'intervista a Elvis Abruscato. È stato un buon debutto, al di là insomma di una gara che poi a un certo punto era finita un po' in casciara, no? Tra espulsioni e via dicendo. Sì, diciamo che è stata buona la prima, è stato soprattutto buono l'approccio della squadra e soprattutto la prima parte di partita dove la squadra è stata padrone del campo come poi comunque ricerchiamo, come il mister ricerca, e devo dire che poi sono stati fatti anche insomma due buoni gol, e poi dopo chiaramente la partita è il secondo tempo, secondo me è stata una partita che di calcio diceva poco, insomma, quindi dove loro hanno cercato il tutto per tutto di metterla nella rissa, tra virgolette, e noi l'unica pecca è che insomma siamo un po' caduti nel tranello e quindi abbiamo perso il filo del gioco e ci siamo concentrati più su tutto quello che non c'entrava niente con la partita, insomma. Sì, che poi poi la tendenza in cui è scivolato il secondo tempo, anche con un po' forse di eccessivo timore, anche perché ovviamente con due uomini in più, due ragazzi in più, la gara sembrava abbastanza nelle mani dell'Arezzo, o comunque poteva magari trovare anche qualche gol in più. Sì, no, assolutamente, anche se poi, voglio dire, quando ci sono queste situazioni sono quelle cose così anomale che ci si trova in difficoltà anche chi è in vantaggio, insomma. Però la premessa credo che debba essere il fatto che allenatore nuovo, staff tutto nuovo, calciatori tutti nuovi, quindi insomma, tra l'altro anche insomma, abbiamo deciso di fare una scelta andando a comporre la squadra con giocatori diciamo con età molto bassa, quindi insomma mettiamoci tutte queste premesse. Fa parte del cammino, insomma, anche queste situazioni che si sono verificate, insomma. Allora, vediamo anche il quadro della prima giornata, oltre al successo dell'Arezzo sulla Lupa Roma, la Carrarese che ha battuto la Pistoiese 2-1, il Siena che ha vinto a Livorno 3-2, il Prato che ha vinto fuori casa 4-1 addirittura in casa del Pontedera, vittoria esterna anche tanti gol, insomma questa prima giornata, tre gol del Gubbio in casa del Tutto Cuoio e Viterbese battuta in casa 2-1 dalla Lucchese, riposava l'Olbia, quindi insomma la classifica è molto semplice con l'Arezzo, il Prato, il Gubbio, il Siena, la Carrarese e la Lucchese a 3 punti, non ci sono stati pareggi, quindi classifica che è spaccata in due, insomma si vede, è la prima giornata, insomma molti gol che sono arrivati. Come hai visto Elvis per questo debutto? Noi abbiamo sentito il giorno prima in conferenza stampa che ha spiegato anche la sua idea, no? Ci ha colpito questo voler valorizzare il talento dei giocatori, non vuole insomma solo degli esecutori, vuole vedere la creatività. Come l'hai visto proprio a livello personale? Bene, insomma, nel senso che è un ragazzo che al di là che possa essere la prima esperienza, ma insomma tutto quello che riguarda la gestione della pressione che può comportare questa cosa, insomma, per lui diciamo che è quasi naturale, anche se sono sicuro che dentro di sé insomma era particolarmente emozionato. Poi però la partita è iniziata veramente bene, insomma, quindi proprio con il filo logico che lui sta portando avanti durante tutto questo periodo, quindi insomma con la squadra che cerca di attaccare e di fare la partita, quindi secondo me diciamo che buona sicuramente la prima, insomma. Dopo la sentiamo, abbiamo visto anche degli ultras che sono venuti a vedere la gara, segno anche insomma di attenzione che fa, penso gli faccia piacere, insomma. Assolutamente, insomma, ci porta quell'attenzione in più di cui noi abbiamo comunque bisogno, perché quest'anno è comunque un anno non zero, però insomma è la prima volta forse nella storia che vengono fatte
comunque sia 6 squadre. È la prima volta sicuramente che partecipiamo anche agli esordienti professionisti, quindi insomma è un'attenzione che a noi serve, perché ci dà la benzina per portare avanti tutto il lavoro. Allora, vediamo che benzina c'è anche in casa dell'Arezzo Calcio Femminile. Allora Carolina, è la settimana del debutto, come sentite che ci arrivate? Poi magari Riccardo ci dice qualcosa anche di questo Vittorio Veneto, ma come sta andando la marcia di avvicinamento? Siamo particolarmente emozionate anche perché è la nostra prima partita in Serie B e ci siamo preparate molto, quindi speriamo comunque di fare una buona impressione alla mister. E penso che il nostro sforzo possa essere ripagato, sì. da subito da una soddisfazione nel campo di una squadra che certamente è una squadra blasonata per questo campionato. Ci diceva appunto Manuela Tessa la scorsa settimana che rispetto al campionato scorso, a livello del campionato scorso, ha detto questo è proprio tutto un altro mondo, insomma. Ci ha toccato come prima partita una delle squadre più forti. Subito per testare l'approccio con la nuova allenatrice, che ricordavamo proprio in sua presenza, quello che ha vinto da giocatrice, quello che ha vinto da allenatrice, come si è calata in questa realtà, come è stato per voi avere comunque un nome così prestigioso? È una nuova esperienza, cioè lei ci sprona sempre a fare del meglio e ci aiuta molto. Allora qui ci sono delle immagini che si riferiscono a un triangolare che è stato giocato proprio in questi giorni dal Vittorio Veneto, che ha perso la prima partita contro l'Unterland Damen per 1-0, poi ha vinto l'altra partita, ma non è bastato a vincere il triangolare perché l'ha vinto appunto l'Unterland Damen, e poi c'è stata la vittoria però del Vittorio Veneto per 1-0 sul San Bonifacio. Riccardo, che ci puoi dire? Sì, parlavamo del Vittorio Veneto, che è una formazione che milita da molti anni nei campionati di Serie A e B, prima in Serie A2 e poi dopo retrocessa in Serie B, e è riuscita nella stagione 2014-15 a risalire in Serie A, poi l'anno scorso retrocessa, quindi tanta curiosità anche intorno alla squadra di Treviso per la prima giornata, tanta curiosità come anche per l'Arezzo, perché dicevi bene, allenatrice nuova, nuovi giocatori anche uniti insieme alla vecchia ossatura della squadra, quindi diciamo, a parte la Coppa Italia che era quasi un'amichevole, ci sarà molta curiosità intorno all'ambiente per vedere entrambe le squadre. Sì, il gol della gara vinta dal Vittorio Veneto è stato realizzato su calcio di rigore da Manzon. Dopo vedremo anche alcune dichiarazioni, perché nel sito del Vittorio Veneto sono state chieste due giocatrici insomma sull'Arezzo. Ad esempio, una in particolare dice: non sottovalutiamo l'Arezzo, anzi ci stiamo allenando con ritmi alti e massima concentrazione, sicuramente davanti al nostro pubblico vogliamo dimostrare il nostro gioco, le idee sono molto chiare su cosa vogliamo affrontare e come vogliamo affrontare questo campionato, sono sicura che vedremo un Vittorio Veneto combattivo e unito. Quindi insomma effettivamente il calendario poteva essere un po' più magnanimo come debutto, però d'altronde potrebbe anche essere invece una grande prova che dà anche coraggio, no? Perché se si inizia bene, e poi soprattutto a livello di prestazione, che poi Manuela Tessa ci diceva che secondo lei vedremo il vero Arezzo verso novembre-dicembre, quindi anche perché da quanto è che vi allenate? Dal 18 agosto. Dal 18 agosto, quindi insomma è poco più di un mese, circa sì. 40 giorni. Allora, dopo torneremo a parlare, vedremo anche il quadro della prima giornata. Adesso abbiamo parlato prima di Elvis Abbruscato, allora sentiamo l'intervista. La prima di Elvis alla guida della Berretti, questa tua nuova avventura della carriera, che partita hai visto, come ti è sembrata, anche la tua prima esperienza personale da allenatore?
partita dove il primo tempo potevamo chiuderla con un margine di vantaggio superiore. È stato un peccato non poter aver concluso il primo tempo 3 o 4-1. E dopo, chiaramente, il secondo tempo avendo preso gol su calcio di rigore, quindi su episodi. È chiaro che dopo la tensione, la prima partita, la gara, il caldo, tutte componenti che hanno fatto perdere un po' la testa e le misure, cose sulle quali dobbiamo assolutamente lavorare, ma il campo insegna, questa è la cosa bella del calcio, quindi sono felice e contento per i miei ragazzi, hanno fatto tutto quello che in queste settimane abbiamo lavorato, sono felice e dobbiamo continuare così. E il gol che abbiamo preso gol su calci piazzati, quindi sono felice che la mia difesa quando era piazzata non ha preso gol, tante occasioni, tante cose sprecate, vuol dire che ci arriviamo, quindi abbiamo fame per vincere. Forse un po' di poco è subentrata sul 3-2, no? Poteva gestirla meglio. La gestione delle emotività, la gestione delle pressioni, tutte cose che nel calcio fanno la differenza, quindi stiamo lavorando su questo. Hai detto ieri in conferenza, hai detto sulla creatività, no? Hai parlato della creatività, non aver paura di tirare, mi pare che non l'hanno avuta, perché hai diversi giocatori estrosi sotto questo. Assolutamente. Lavoro con il potenziale che mi è stato dato per ampliare quelle che sono le loro potenzialità e cercare di togliere quei piccoli difetti che si portano. Ci fermiamo un attimo, poi continueremo a parlare di Arezzo giovanile, calcio femminile. Bentornati, allora adesso continuando a parlare della gara vinta dalla Berretti sulla Lupa Roma, tra un attimo sentiamo anche l'allenatore della Lupa Roma che mi permette di chiederti, perché abbiamo visto diciamo in questa partita che poi può essere lo specchio anche di tante altre o anche di come a questa età, no, vengono gestiti certi momenti anche di tensione, qui ci sono stati due espulsi, ma al di là che le espulsioni potevano starci o non starci, abbiamo visto reazioni molto diverse, no? Abbiamo visto i giocatori coinvolti, insomma, veramente rabbiosi, in particolare il secondo che è stato espulso, ma anche il primo, insomma, era convinto di non aver detto niente. Poi dopo abbiamo visto sia un allenatore che dà ragione all'arbitro, lo sentiremo adesso nell'intervista, ma anche un dirigente, mi ha colpito a fine gara proprio la scena che è andato, insomma, a rimproverare duramente il giocatore, uno dei due giocatori espulsi, che però invece di non rispondere, insomma, replicava addirittura, insomma, voleva avere ragione. Ecco, ti chiedo anche da dirigente, questi momenti come si devono gestire, no? Anche di fronte a delle ingiustizie che a volte possono anche capitare al di là del caso specifico. Bah, sì, si devono gestire col fatto che comunque diciamo il mantenere comunque la calma e la tranquillità fa parte anche questa della crescita di un giocatore. Quindi se poi non ci sono se le reazioni poi vanno in eccesso, chiaramente ci sono delle valutazioni che vengono fatte sul ragazzo e comunque sia è una pecca, anche se non c'entra niente con l'aspetto tecnico, tattico e discorrendo, insomma, quindi le regole che il mister poi gli dà e che anche i dirigenti comunque sia danno ai ragazzi devono comunque essere rispettati. Cioè il principio è che comunque l'arbitro dovrebbe essere quello che ci permette di giocare alla gara, perché se non viene poi non si può giocare, insomma, no? Quindi è particolarmente importante, insomma, la presenza dell'arbitro. Quindi va comunque aiutato e rispettato, perché noi i ragazzi sono in una fase in cui non si possono sprecare energie per controbattere le valutazioni dell'arbitro, insomma. Energie vanno mantenute per la prestazione. Allora, sentiamo anche l'analisi dell'allenatore della Lupa Roma dopo la vittoria dell'Arezzo per 3-2. Una partita chiaramente condizionata dall'essere rimasti in 9, e anche in 9 però avete avuto quelle due o tre occasioni con Baldassi in particolare, potevate incredibilmente anche trovare il pari. Sì, ragazzi, i 9 l'hanno gestita bene, non abbiamo rischiato di andare alla fine qualche contropiede,
era quello, se ne andavamo a prendere altri prendevamo sicuramente qualche imbarcata. Siamo stati là, abbiamo provato a sfruttare i ragazzi che hanno giocato in nove, ci sono stati da battergli le mani, stati bravissimi, come intensità, come voglia. Gli ultimi nove gli faccio i miei complimenti. Ecco, due espulsioni che sono nate a gioco fermo praticamente, abbiamo sentito le proteste dei giocatori che sono stati espulsi, che hanno considerato ingiusta la decisione dalla panchina, come l'avete vista? Guardi, dalla panchina non ho visto niente, ho parlato con l'arbitro che ha detto che il primo ragazzo ha fatto fallo e poi ha protestato, quindi ammonizione, poi ha protestato in maniera pesante, quindi seconda ammonizione espulsione, e il secondo invece che ha spinto un giocatore avversario. Visto che io credo a buona fede delle persone, non penso che l'arbitro si sveglia la mattina per fare un torto, quindi credo che sia stato un nostro errore, ecco, perché ripeto, non penso che l'arbitro si svegli più contro di noi. Si è visto così e abbiamo sbagliato. Poi chiaramente è arrivato l'episodio del 3-2 dopo. Sì, abbiamo preso un gol evitabile purtroppo. Avevamo tenuto, è un gol evitabile, però ripeto, ci può stare la prima partita, non stai al 100%, va in difficoltà anche mentalmente, in 9 per 35 minuti. Ci può stare che c'è anche un errore mentale, però ripeto, gli ultimi, ripeto, non posso dire niente ai ragazzi che sono rimasti in 9 e hanno combattuto col cuore. Allora, adesso vediamo anche il quadro, riprendono a giocare anche allievi giovanissimi dell'Arezzo, cominciamo dagli allievi, anche se in realtà il calendario è praticamente lo stesso, no? Giusto? Uguale, non so se è una motivazione logistica di favorire la società, perché è proprio uguale. Quindi trasferta in casa del tutto cuoio sia per gli allievi che per i giovanissimi. Qui stiamo vedendo la classifica degli allievi, dove troviamo a punteggio pieno dopo due giornate Livorno, Viterbese, Modena, Prato, poi a 4 Prato, a punteggio pieno un pareggio e una vittoria invece la Lucchese, poi a 3 punti Pontedera e Arezzo, 1 Pistoiese, a 0 Siena, Carrarese, Tutto Cuoio e Gubbio. Vediamo anche l'altro girone, quello dei giovanissimi, questo è il prossimo turno. Vediamo anche la classifica dei giovanissimi, dove qui anche qui abbiamo il Prato, che stranamente nelle giovanili è partito molto bene, al contrario non è strano perché lavorano bene? Molto bene. Molto meglio della prima squadra. No, molto bene, insomma, il Prato a livello giovanile è, ormai sono è una realtà, sono 4-5 anni, insomma, che è a livello più basso, a volte insomma batte anche Fiorentina e Empoli, insomma. Ah, quindi insomma escono anche i giocatori allora, assolutamente sì. 6 punti allora a Prato e Tutto Cuoio, questi sono i giovanissimi, a 4 Gubbio, 3 Livorno, Modena, Lucchese, Arezzo, Pistoiese, Carrarese, Viterbese 1, Pontedera e Siena 0. Che cosa possiamo dire agli allievi giovanissimi fino a questo momento? Bah, allora, dunque, gli allievi è un gruppo che noi non, in Lega Pro, non essendoci il campionato di mezzo, diciamo, come allievi, quindi dobbiamo fare una scelta di, diciamo che la rosa è composta per metà di ragazzi comunque che devono giocare sotto età, quindi sono ragazzi che vengono dall'esperienza dei giovanissimi nazionali, però comunque sia un anno sotto età a quest'età qui fa la differenza. È l'inizio di un percorso che poi durerà per 2 anni. Lì abbiamo il valore aggiunto, è sicuramente il mister con il suo staff, Alessandro Violetti, che ormai è, per noi è un fiore all'occhiello. Quindi insomma siamo consapevoli e fiduciosi che il lavoro che verrà fatto dal mister porterà sicuramente grandi frutti. E abbiamo comunque dei ragazzi che cominciano ad affacciarsi anche diciamo, addirittura so che Ricci ha fatto anche un allenamento con la prima squadra, insomma, quindi abbiamo dei ragazzi anche validi. I giovanissimi è un gruppo che solo 4 ragazzi hanno fatto l'esperienza già dei giovanissimi l'anno scorso, quindi insomma sono l'ossatura di questa squadra. Il mister è alla sua prima esperienza a questo livello, anche se da calciatore ha comunque fatto delle esperienze importanti. È un gruppo che secondo me ci si può togliere delle soddisfazioni, perché è un gruppo che fisicamente, diciamo che è un gruppo importante, tecnicamente è un gruppo che può sicuramente migliorare. Già la partita col Siena abbiamo visto che insomma ci possiamo stare
alla grande. Abbiamo fatto il torneo anche d'estate a Settignano, abbiamo battuto addirittura l'Empoli, quindi insomma, che rimane una, una cosa che va oltre ogni logica, però comunque sia è successo, quindi evidentemente vuol dire che dei valori, ci sono dei valori importanti. Insomma. Bene, dopo sentiremo, torneremo a parlare di Berretti, anche perché è un giocatore che poi ha avuto modo anche lui, no, parlo di Campelli, insomma, di fare il primo gol di questa gestione a Bruscato, ma ha fatto anche un gol nell'amichevole col Castelvetro, quindi dopo ne parleremo ascoltando proprio l'intervista che abbiamo fatto a Rampelli. Tornando invece all'Arezzo Calcio Femminile, a questo debutto, come si sono integrate le nuove giocatrici? Ovviamente c'è stato un ricambio, ovviamente dovuto anche alla nuova categoria, no? Sì, ci sono stati alcuni acquisti ovviamente da serie più alte e niente, si sono ambientate molto bene e sono molto simpatiche, cioè, si integrano bene, sono anche parecchio brave. Bene, tra queste c'è Giorgia Casula, Casula si dice, pronuncia benissimo, che giocava nella Fiorentina, centrocampista classe 95, in un'intervista al sito del Vittorio Veneto, siccome l'ha affrontato, non so se ve ne ha parlato, di che l'ha affrontato proprio con la maglia della Fiorentina nel passato campionato, dice che è una squadra molto fisica, sicuramente ha molta più esperienza di noi siamo giovani e agguerrite, così definisce la vostra squadra, vi sentite proprio così? Sì, alla fine sì. Alla fine siamo molto giovani come per questa categoria. Certo. Allora, quali potrebbero essere le insidie per una squadra debuttante? Sicuramente ci sta sentire la categoria, la diversa categoria. Comunque, come diceva anche Emanuele Tesse nella scorsa puntata, sì, siamo passati da una Serie C a una Serie B dove ci sono squadre retrocesse comunque dalla Serie A. Quindi sicuramente sarà un campionato importante e difficile per un Arezzo che deve inserire nella vecchia ossatura nuovi giocatori. A proposito di Casula, nella partita contro il Castelvecchio ha giocato come terzino, è stata secondo me una tra le migliori in campo, quindi sicuramente un buon acquisto per Arezzo femminile. Insomma, classe 95, quindi insomma anche particolarmente giovani. Allora, vediamo anche il quadro della prima giornata di questo campionato di Serie B femminile, insomma, c'è una squadra che rappresenta Arezzo a grandi livelli dopo il ripescaggio, prima giornata che propone Padova, Federazione San Marinese, Castelvecchio La Saponeria, Gordige Reggiana, Grifo Perugia Udinese, Imolese Marcon, New Team Ferrara Virtus Padova e appunto Vittorio Veneto Arezzo. E poi debutterete in casa la settimana seguente, giusto? Sì. Quindi insomma a breve anche gli aretini potranno, ci auguriamo, in molti vi verranno a vedere sempre a Laurentini di Pescaiola, quindi siamo fiduciosi e ovviamente vi facciamo in bocca al lupo per questo. Quando partite per questa trasferta? Domenica mattina. Proprio domenica mattina, sì. Quindi a chi giocate? Penso alle 3:30. Alle 3:30, quindi insomma sarà una bella maratona anche a livello di trasferta, anche perché poi dopo c'è da tornare, voi studiate, poi molte di voi, molte sì, quindi insomma è anche personalmente è anche un sacrificio, però si fa volentieri. Sì, si fa volentieri, alla fine è una passione. Certo. Bene, che dire, Riccardo, speriamo che... Beh sì, diciamo che da parte mia c'è tanta curiosità, avendo commentato tutta la passata stagione, sono curioso di vedere come l'Arezzo si ammetterà in questa Serie B e il livello di questa Serie B comunque. L'anno scorso sono state partite godibili, poi tra l'altro un Laurentini che dovrà essere come la scorsa stagione, diciamo la fortezza dove fare il bottino, visto che la passata stagione c'è stata solo la sconfitta nell'ultima giornata, l'Arezzo dovrà cercare di continuare a mantenere il trend positivo in casa, dove dovrà fare più punti per mantenere poi la salvezza oppure riuscire in un campo tranquillo. Certo, si gioca sicuramente molto qua ad Arezzo. Bene, allora l'ultima cosa che vediamo e ascoltiamo più che altro è il giocatore Niccolò Campelli della Berretti Amaranto, che ha realizzato il primo gol ufficiale della stagione. Allora sentiamo. Rampelli, il primo gol ufficiale della nuova stagione della Berretti, anche il primo gol di Abruscato dall'allenatore, quindi in ogni caso sarà ricordato questo gol. Sì, è stato un gol secondo me molto importante sia per la squadra che anche per me e spero che sia il primo di tanti.
Senti, sei arrivato in porta da una conclusione di Fioghindi che è diventata un assist. Sì, praticamente sì, ho approfittato del tiro non perfetto del mio compagno, ho stoppato, mi sono ritrovato contro il portiere e ho approfittato. Bene, e poi dopo nel secondo tempo la partita sembrava chiusa, invece a inizio del secondo tempo il rigore, poi siete andati di nuovo in vantaggio, lì è subentrata un po' la paura perché la Lupa ha avuto qualche occasione. Sì, lì abbiamo abbassato un po' troppo la guardia, anche secondo me ci sono stati molti errori singoli, però l'importante alla fine nel calcio è portare il risultato a casa, insomma. E questi tre punti sono molto importanti. Come Elvis, come allenatore, avere un giocatore insomma, che è arrivato a livelli importanti? All'inizio fa un certo effetto, poi conoscendolo si scopre che è una persona d'oro, un mister bravissimo, e spero che non sia il primo e ultimo anno che mi allena. Perché, insomma, è un giocatore che si è fatto trovare pronto, si è allenato anche con la prima squadra, ancora ovviamente siamo all'inizio proprio, però diciamo che fa intravedere delle doti, no? Come a me è piaciuto molto ad esempio, non è per parlare di singoli, però dobbiamo anche fare questo, Fioghindi ad esempio è un giocatore che ha fatto la differenza nel primo tempo. Sì, sono sicuramente quei giocatori che devono accendere di più la fantasia di chi viene a vedere, insomma, sono gli esterni d'attacco capaci di saltare l'uomo con facilità, capaci di rientrare e andare al tiro, insomma, mister preferisce farli giocare a piede invertito proprio perché per sfruttare questa loro capacità. Domenica poi è stato un classico movimento proprio a tagliare dietro all'attaccante che ha stoppato la palla e poi l'ha messa nell'altro palo, insomma. Ma questa deve comunque servire da stimolo per tutti, perché è stato proprio dimostrato che la politica poi che il nostro direttore Gemmi, insieme anche a Vincenzo Bevo, che insomma è il nostro capo scouting, ma è la persona che comunque a me e a Remo ci dà comunque particolare, ci toglie le castagne dal fuoco, sì. Diciamo, quindi insomma è la persona che più ci è vicino e che ci dà consigli quando ci sono delle cose. Hanno fatto comunque questa politica, non è il primo che comunque si allena con la prima squadra, quindi sta solo ai ragazzi cercare di mettersi in mostra e sicuramente insomma le possibilità ci sono, perché non è che è gente che guarda, osserva, quindi credo che sia solo che positivo, insomma. Bene, io ringrazio molto Andrea Tuzzi, poi grazie. Ci ritroviamo sicuramente nel corso della stagione. In bocca al lupo allora, e grazie a Carolina Baracchi e a tutto l'Arezzo Calcio Femminile. Grazie a Riccardo, ci rivedremo la prossima settimana ancora con Mondo Amaranto. Buona serata.